Allora, Valambois è morto, non è vero? E lei riporta l'uovo, l'uovo degli uccelli bianchi. Lei sa che tutti e tre volevamo il bene di questo paese. E invece abbiamo contribuito, ciascuno a modo suo, alla sua disgrazia. Eravamo degli idealisti stupidi e ottusi, ecco la verità. Ne abbiamo preso coscienza troppo tardi. Che Dio ci perdoni. Ah, quanto tempo è passato. La ragazza veniva da un villaggio misterioso, sperduto nella giungla. Valambois l'ha molto amata, sai, poi l'ha tradita. È ripartito per l'Europa e lei s'è lasciata morire. Tenga, nel forte troverà il carburante per il suo veicolo. L'aspetta ancora un lungo viaggio. Pregherò il Signore di aiutarla nella sua impresa. Coriuco, Coriuco, Coriuco. Io non volevo, dovete credermi, io non volevo uccidere il padre. Ha detto che con la sua macchina lei avrebbe fatto tornare i paritos blancos, gli uccelli bianchi, come dite voi. Sono storie da indiani queste, storie di questi sporchi selvaggi di indiani. Io non sono più un indiano, io sono un cittadino d'Amazon. E il padre mi ha innervosito, questa è la verità, después, è partito il colpo proprio così. Io sono un povero campesino, e il soldato mi ha obbligato a farlo. Io non sono un assassino, io sono un povero campesino, e questo è Mi hanno accusato di averla lasciata entrare nel forte. Credo sia giunta l'ora e il momento per me di rendere conto delle mie colpe davanti a Dio. Non ce l'ho con questi soldati, mi creda. Li perdono. È il minimo che un prete possa fare prima di morire.
Non si faccia illusioni. Non è riportando quest'uovo da dove viene che salverà miracolosamente questo paese. Ma forse avrà almeno un effetto positivo. La gente ha bisogno di credere in qualcosa, lei lo sa.